Mezzi si deve salire. Allora, se c'è l'elicottero, meglio l'elicottero. Mm? Ma con tutta la roba che deve arrivare, l'elicottero? No, perché inizia con solo l'H1. Due elicotteri ci vuole? Quanti ne vogliamo di elicotteri? No, ma per fare la prova. No, basta anche uno solo. Basta anche uno solo, ragazzi. Basta anche solo io. Elicotteri, poi non è che ti servo da un'altra parte. No. Vabbè, allora entro nell'H1, quello accanto a me. Allora, hai guardato che qual è lo slot tuo? 12. Perfetto. E io invece letteral. Io 11, molto bene. Allora. Ma li dobbiamo armare questi elicotteri? No? No. Sicuro? Sicuro. Ma che sono rossi? No. Possiamo mettere in moto? Sì. Poi appena avete messo in moto me lo dite che io. Infatti che sto accendendo anch'io con me. Sì, va benissimo. Ma faccio prima la stessa cosa. Vami. Da quest'altra parte non nevica? È perché c'è la nuvoletta de Fantozio. Ditemi quando avete. Io. Asso, dove sta? Intuito. Devo entrare
Ci abbiamo soltanto un aereo. Vai. Che fa la scorta. Allora. Ditemi quando ci siete. Ok, se volete intanto vi faccio una streaming così capite cosa bisogna fare. Sì. Ok, allora. Allora, vediamo la streaming. Allora. Guarda dire. Allora, la missione si intitola Candy. Allora, dobbiamo andare. E fino andare... a qua non ci piove. Bisogna andare a questa FARP qui, ok? Dove c'è la T? Tra l'altro è invisibile, ok? Questa FARP qua. E qui lasciare le truppe, che adesso vi faccio vedere come si fanno a caricare. Le truppe poi faranno tutta questa strada qui, circa, così... e andranno in questa zona. Aspetta che tolgo sto coso che ha dato fastidio. Andranno in questa zona. La missione è quella di andare a distruggere tutta quest'area qui, ok, e in modo che ci vadano proprio le truppe, capito? Lasereranno gli obiettivi e noi andremo a colpire attraverso, insomma, a colpire gli obiettivi con le bombe guidate, ok? Quindi la prima parte della missione sarà quella di decollare con da Kutaisi, andare nella FARP che è invisibile, ok? No, si vede. Si vede. No, la è T. Invisibile. Sì, ma è invisibile. Ok? E dopodiché rilasciare i fanti. I fanti. Allora, come si fa? Caricare i fanti. Allora vi faccio vedere F2. Allora si fa così a caricare i fanti. U accentata. Io sono in posizione 11, no? A parte il fatto che se andate su briefing c'è scritto carica Dark Knight, 12 carica Axeman, 13 carica Warrior, 14 carica Eyeball, ok? Allora cominciamo. U accentata. Other, ok, carica truppe. Io sono dunque sono l'11, avevo detto giusto? Mm-hmm. Non mi vedete, non mi ricordo più. Briefing, io sono l'11, Dark Knight. Allora, U accentata, Other, Dark Knight. Guarda, vedi che vengono fuori da dietro. Sì. Vengono fuori. Adesso loro si muovono un pochino. Tu fai U accentata, vedi che c'è scritto Airborne Troop? Fai, clicchi su Airborne Troop, ancora non sono pronti. Sì, questi non sono ancora pronti. Intanto l'F-16 comincia a muoversi. Vedi, Airborne Troop, vedi che c'è scritto Embark adesso? Sì, li stai imbarcando, sì. Embarking. Troop Dark Knight, 4. Sì, ma almeno aprite le porte. Ma tanto entrano lo stesso. Vedi? Sì, ho capito, ma adesso. Poi faremo disembark. Intanto io faccio partire la missione. Ma imbarca glielo devi dare tu il comando? Sì, devi dare. Devi intanto caricare. Tu sei Warrior. Sì. Ok. Quindi chiama Warrior. L'ho fatto. Ci sono Warrior? Sì, adesso fai sempre U accentata. Sì. Other. Scusa, U accentato. Airborne Troops. Allora, okay. U accentata. Airborne Troops. Poi F1 Embark. Embark. E poi ci viene scritto Embarking. Capito?
Ecco, vedi che stanno caricando? Yes. Perfetto. Faccio iniziare la missione. Order. Come? Piove o nevica? Nevica, nevica. Nevica e piove, tutte e due vedo io. Piovischio. Inizio missione. Pregnisco. Scopre la missione e distrugge la casa del super cattivone perfido e mangiatore di noccioline a sbafo e amico cattivo di Terence. Non sappiamo dove sia la base nemica, la visibilità sicuramente non aiuta a identificare l'area. La missione inizia con un gruppo di elicotteri che decola a Kutaisi, si dirige verso la zona dove si pensa si possa trovare dove trovarsi la base del cattivone perfido, eccetera. Una volta individuata la base nemica, le truppe di Terence andranno ci daranno le coordinate di attacco laserando anche i bersagli al suolo. Ok? Ci Roger. Siamo. Quindi adesso la nostra prua è 64. Ok? Andiamo. Intanto l'F-16 comincia a fare copertura aerea. Ok? Siamo? Andiamo. Ok. Saure di fornimento in volo. Negativo. Ok. Ok, siamo pronti? Sì, sì. Allora, aspetta, fammi fare una cosa. F-10. Attiamo tutti insieme. Sì. Ok, ok, sì. Allora, aspetta. Allora noi facciamo così. Asso, io metto tre taniche. Ah, sicuramente anch'io. Tanto aria. Eh sì, tutta aria. Sì. Allora, la prua è 63, sì, è 63. Ok? A 16 miglia. Intanto vedete da F2 che sta partendo le Ewoks. Ok. Qui da Kutaisi sta prendendo le Ewoks. E degli F. Guarda le Ewoks laggiù che sta partendo. E stanno passando anche dei 15 che faranno da scorta alle Ewoks. Ok. Ok. Pronti? Plunti. Prova generale. Andiamo. Asso, ti faccio da gregario anche perché sei più anziano. Cioè, scusa, più anziano. Ma tu non ti preoccupare, tu basta che tu stai fermo, io ti seguo come un'ombra. Si sta spingendo. Madonna, la tormenta di neve. Piove sul cockpit. Ma buono, lascia perdere su che cose di scienza. Dettagli. Sta accendendo le luci con l'interruttore. No, no, se... dai, davvero. Perché metti gli zoccoli sotto l'aereo? L'Ewox è decollato. Adesso andiamo su anche noi. Perché non mi tira su l'aereo? Mi armo. Scusa. Premo F2, non piove. Entro in cockpit, piove. Sì, è normale. Ok, giusto. Oddio. Che è successo? In che senso? Sto. Butta il muso giù. Butta il muso giù. Guarda come so andare bene con l'elicottero io. Allora accendiamo è partito. Okay. Accendo l'RVR pure così mi anticipo un po'. Contromisure. Perché giro così? Perché devi buttare il muso giù. Togli un po' di collettivo. Okay. Mamma mia che si ribalta. Niente, non riesce a buttare il muso giù. Guarda che è una cosa incredibile. No. Ok, Red e Black, torniamo al parcheggio. No. Prendo un altro. Anche se non carico. Vabbè, tanto posso caricare lo stesso qui. Mi viene il dubbio. Allora. Vabbè. T-
Intanto carico le truppe. Siamo alla 09. Ok, sì, sto qua, sto. Ho un Master Caution rosso attivo. Questo è... In decollo 4SU27 da Gautata. Zona 23. Ah, proprio a scramble proprio. Proprio a scramble. Tu scramble, io scramble e si scramblano. Siamo 4 secondi uno dall'altro. Ok, zio, mi metto. Mi metto alla tua destra, zio, mi metto. Allora, vediamo un po'. La mia sinistra. La tua sinistra, giusto, 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 giusto. C'hai ragione. Ma quando stavi per perdere il controllo avevi trimmato allineato l'elicottero? Allineato. Sto pronto. Lorenzo. Quando stavi perdendo il controllo avevi messo già il trim? No. Ok, get up, get up, ok. Seguo come un leopardo pippato di coca. Allora, andiamo bene. Ok, Roger. Il trim io non ce l'ho qua. Parliamo a 25.000 piedi. Ricevuto. Vuoi che ti passi i tasti dei trim? Ma io c'ho un weapon pilot trimmer trim reset. Esatto. E gli altri trim dove sono? C'è il trim e trimmer reset e l'autopilota. No, va bene così. Riprovo. Roger. Tengo il sole di fronte in tuo video. Ti provo, eh? Sì. Sì, ok, adesso ti vedo. Stavi contro il sole. Prova 64, ragazzi. Sì. E va... Anche se il 16 non è l'aereo, può fare air superiority. Beh, va... Sì, insomma, è quello che sappiamo usare. Ok, sono decollato. Sei sempre full afterburner? Sì, sì. Ok, sì. Senza problemi. Sì, sì, ok, ok. Poi arriviamo a 30.000, non sono niente. Sì. Siamo a 33. Tutti in culo? Stabilizza? Stabilizziamo ora. Ok. È giusto provare a 64, ragazzi? Sì, sì, però ci devi andare a 64. Sono dall'altra parte, effettivamente. E va... Mantengo quota e prua. No, ma no, dai, perché? Quando arriveremo nella zona? Siamo per 180, Lorenzo. Cosa vuol dire di posizione? Dobbiamo andare per 064 e siamo a 180. Perché io vedo 60? Roger. Perché io vedo 60? E perché cazzo ne so, Lore?
negativo, comunque la direzione è sbagliata. Anch'io vedevo 60, ma non è quella. Perché e allora quella come... rosella lì andava tarata, probabilmente. Ah, andiamo allora bene. Non so dove andare, non so dove andare. Metti in F2 che c'hai leading originale. F2, leading originale. 78 sono. Ok, devo andare di là. Guarda se sto andando giusto. Metti F2, lo vedi, no? Però non so. E come si tira solo quello centrale? Ok, air ground. Vado giusto così. A me fa 0,33, 34. Mm. Vuoi che vada avanti io, Lorenzo? Sì, dove sei te? Ti sto per superare. Vai avanti te che mi viene da ridere. Ok, stabilizzo. Per 3, 1, 0. Ok. Superare a destra e a sinistra. Sto sotto di te. Se abbassi il muso mi vedi? Ti vedo. Sono riuscito a impostare una prua 063. Quindi diciamo che in linea di massima ci siamo. Abbiamo perdita 60 in media. Bravo Zeus, molto bravo. Ha messo il pilota automatico. Anche se non stacca i serbatoi, ma il serbatoio non fa niente. L'hai staccato? No, no. Allora. Poi... air ground, aspetta, air ground. Guarda la mia diretta, guarda la mia diretta, metti il pilota. Ok. Guarda la mia diretta, allora io adesso sono air to air. Aspetta, air guarda ground. Sì. SJ. Sì, nel menu vai. Vai nel menu. Sì, sì. Nel menu. Selezioni il tasto centrale. Sì. Ah, ok, sì, sì. Sento come? Ah ok, va bene, a posto. Mo mi alzo, mi alzo. Va bene, allora. Allora, mi vedi? Tu ground. Aspetta che sto cercando di superare MSG, hai detto? No, allora, da dove eri? Air to ground. Sì, air to ground. Semplicemente. Cioè, siamo solo in due gli elicotteri che stanno andando, no? No, c'è Red Black un po' più indietro. Ci vedi o ti aspettiamo? Sì. No, ci vedo, ci vedo. Sei dietro di te. Sembri l'albero di Natale. Devo andare nell'inventario, scusa. Sì, Lorenzo va sempre in guerra con l'albero di Natale acceso. No. Tu sei su air ground, giusto? Sì, sei in air ground. Lorenzo? Sì. Avvicinati. Aspetta. Vedi le tre taniche? Sì, SG dove lo schiaccio, scusa. Sull'MFD di destra o di sinistra? Di destra, esatto, sì. Ah, ok, sì, c'è ragione. Correggiamo per 0,59, signori. Per cui SG, ok, aspetta. Puoi andare su HSD? Sì, ho trovato. Ma devi andare comunque, devi sempre schiacciare air to air nella console centrale, quella davanti a te. Ah. Sì, l'ho sganciato, apposta. Ci sono riuscito. C'è qualcuno che sta bloccando. Bravo. Tre bandit, tre target, ecco, a 11.000 piedi, davanti a noi. Signori, avvicinatevi, che vi sto perdendo. Air to air. Ti vediamo. Master Arrow. Messo. Defense. Ok. E Ci hanno lanciato. Anch'io.
Scommetto che vanno lanciato i fiori o le rose. Stanno più bassi. In teoria, quando hanno rilanciato. Oh siamo sì, sulla oh sì, oh sì, zona, sì. dovrebbero partire dei Sto scendendo, fumogeni. sto scendendo. Roger. No, mi sono schiantato. Riparti, riparti. Mi stavo facendo i cazzi miei senza guardare. E boh. Ah, mi hanno preso, sono incazzati i nervi. Eh sì. Io non l'ho preso. Oh cazzo. Lorenzo, Un altro sì. missile mi hanno lanciato. Riesci ad accelerare la tua andatura che ti sto perdendo. Il mio missile Sono a continua ad andare. 90. Cazzo, niente. Quanti cazzo di missile ha lanciato? Mamma mia, una marea. Ok, Fox 2. Non grida, Racter. No, porco Giuda. Racter! Ho lanciato. Mamma mia, il missile se l'è preso. Sto bastardo. Zero, ci credo più. Dai. Tieni Bru a 062. Ma Com'è lo sai che io difficile. ho la prova giusta. Basta che fai F2, leggi leading. Sono il pro 8-7. 063. Adesso me li faccio io, me li cucino. Allora, tu fai una cosa. Mantieniti tu alto e io sto basso. Lorenzo, per te Diciamo 0,59. così. Ma visto, sono belli È difficili. dall'altra Qua il parte. tanks. Ok. Ovviamente partenza stavolta proprio a No, meno scramble male. proprio. Stavolta. Sto rallentando. Anzi, faccio proprio una cosa. La tanica centrale non ce la metto, Ah no, anche mettila, ti conviene, tanto quella la sganci subito. Si perché. esaurisce subito, se vuoi andare su in velocità ti serve. Ok. Muoviti, 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 muoviti. Muoviti, muoviti. Secondo me ci conviene proprio partire proprio a manetta. Proprio devi. 0,50. Ah, ma non stavo guardando la cosa giusta. Andiamo bene. HDG devi leggere, Li hai messi in random gli aerei? Sì. Mi sa di sì. Devono essere anche belli tosti. 4 missili hanno lanciato. Zeus, dove sei? Io sono sul fiume. Io ho appena superato il fiume. Allora, fai F5, Lorenzo. Sono pro 44. 0,61. Anzi, da te mo te la dico, la prua esatta. 0,52. Sopra un bosco sto. Se fai F5 ti indirizza la visuale di dove sono io. Tio, sei pronto? Io sto accendendo, carico, sono carico. Ma io non ti vedo. Si chiude la Manco capocchia. qua F5. Devi aspettare che si allinei almeno al 50%. Sì, la Rallento. piattaforma inerziale si sta allineando. No, sono al prua 043, dai. Ho rallentato. Oh, ormai dovremmo esserci. Sono. Ma ci vuole ancora. Sì, ne sono 4. Si stanno avvicinando proprio. Troppo. Stanno proprio cucciolo, cucciolo proprio. Ok, io Intanto sono devo pronto. mascherare un po'. Eye to eye, ok. Il radar lo becchiamo in A3. Tanta miglia, adesso. Facciamo così, ci allineiamo in testata pista. No, e se ti muovi non ti allinei più, devi ricominciare da zero, eh. No. Ormai ti devi eh sì, devi Perché? ricominciare adesso, sì. Perché? Perché si disallinea. Devi star fermo, quando si allinea devi stare No, assolutamente io fermo. la piattaforma l'ho allineata. Ah, ok, allora vai. Ah, sì, io la piattaforma l'ho allineata. Io no, ancora no. Io sono 62. Il giroscopio.
È magnetico il giroscopio, è magnetico. Magnetico, giroscopio. Ma in che senso? Il 60%? Facciamo così, mi decollo io. Dai. Vediamo un po' che succede. Tanto perché stanno vicinissimi. Io volo, mi mantengo con un profilo basso. Ok. Gear up. Ok, passo in modalità aria. Spengo luci di posizione. Master arm on. Eh sì, io mi mantengo basso, anche se sto nelle nuvole qua. Eh sì, sta è maltempo giù. Allora, vediamo un po' che succede qua. No, non li rilevo ancora. 10.000 piedi. 11? 11.000 piedi. Io sto a 1.400 e mi hanno agganciato già. Dove sto andando? Vabbè, sgancettanica, sto troppo vicino. Lorenzo, prua per te 036. Ti consiglio di andare almeno a 2-3 piedi più in alto di loro, se vuoi. Blocco in e va. Il radar non li vedo. Eccolo qua, no, sono comparti. Ce l'ho. Cazzo, okay. Sul fumo. Ma che cazzo gridi, porca troia? Mi disimpegno. Ho lanciato un missile. Buonasera. 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 Vieni, vieni. Venghi, venghi. Serve il 3. Un missile l'ho scansato. Tengo un contatto. Chi è che col 14? Sì. Oh. È partito il fumo. Ancora no. Sento il tuo RV. Fox 2. Come no? Vai. Oh. Vai, vai. Vai così, dai, dai, dai. Certo che hai trovato una zona di atterraggio che fa praticamente schifio. Zeus. Ma sei te, Alex, col 14? Mamma, mi disimpegno, mi disimpegno. Secondo me sei arrivato, Zeus. Ma non vedo fumo. Devi tornare indietro. Sì. Sì, ho battuto qualcosa, dai. Due aerei. Due aerei, ne aggancio un terzo, vediamo un po'. Ma dove siete? In che server siete che agganciate? Fate il dito. Tre. Cucino io. No, porco Giuda. Devi trovare il titolo, è Candy Candy, con le giarrettiere. Candy. Abbiamo battuto. Oh, vedi come. Oi, buonasera. Okay, thank you. Ok. Vedo il fumo dell'aereo nemico che abbiamo abbattuto. Ottimo, avete fermati su 27. Tentativo. No, mi è piaciuta sta tattica, zio. Tu alto e io basso. Così che se ne incasinano e non sanno dove andare. Boh, il 14 che c'è a fianco, non so chi tu sia. Non ci capito un cazzo. Hai messo la password per entrare? Tengo 4.900 libbre di carburante. Seconda andata. No. No. Ok, io mi dirigo per Gadauta. C'ho ancora un po' di missili. Sì, io tengo un IR. No, c'ho solo due missili. No, niente. Base. Base allora, pure io ne tengo tre. Due IR e un 120. Tengo un 9 e un 120. Ok, lanciamo tutto. Andiamo in base. Ok. Ok, io sono atterrato, ma non vedo fumogene, Lorenzo. Però sei atterrato giusto. Caprua. Fai disembark. Ah, ho abbattuto due aerei. Ma un fenomeno. No, sta tattica.
Meharba. Ho disimbarcato, Lorenzo. Zeus, ma dove sei? Io non ti vedo. Sono nella zona giusta, guarda un po'. Sì, stai venendo verso di me. Prova a fare F5, porre. Stavo imparando a usare F5. Ti vedo. Buonasera. Sonless, buonasera. Hai fatto disembarco? Yes, sir. Mamma mia, non si vede niente. Mi vedi, Lorenzo? Sì. Libero la zona o aspetto a terra? Ma stai. Oh, non si vede l'aeroporto, dove sta? Dovrebbe sta qua. Dovrebbe essere davanti a me. Allora, heading 107. Siete sul Caucaso? Sì. C'è una tormenta di neve. Adesso devo cercare proprio la visibilità. Stai passando sopra. Riusciranno i nostri eroi? Sì, la vedo. Ah sì, ecco, la vedo. Atterro qua, 07. Oh. Air down. Sì, ti vedo, atterriamo insieme, siamo uno a fianco all'altro. Ok. Red Black. Sì. Vuoi la prua? No, tu stai a destra. No, sì, no, me la stavo rilevando e penso che sta a fare altro. 034. Se la vuoi. Roger, grazie. Ricevuto. Aumentano qua sulla destra. Do cazzo si è atterrato, allora. Mamma. Sono riuscito. Mamma mia, do cazzo sento. Ma. No. Non si può. È già tanto che sono atterrato in zona. Yes. Ma sei atterrato in una zona pericolosa. Bella, abbiamo fatto un atterraggio in formazione. Ce ne frega un cazzo. Una malattia, oh. Adesso le truppe. Prena. Le truppe sono. Oh, sono un frena. Tira la croce verso di te. Adesso noi per rientrare a casa dobbiamo andare per 2-4-3, Lorenzo. Guardando, ma dove vanno? Stanno andando al posto giusto. I miei già stanno in marcia. No, i tuoi stanno andando prima alla T e poi andranno dove devono andare. Non c'ha più segreti. Sai cosa ho notato? Che non mi ha fatto ricaricare le truppe. Non le hai caricate te? No, che se, no quando sono morto. Eh sì. Hai morto pure le truppe. Andiamo bene. Sì, io vengo dietro di te. Ce ne andiamo, Lorenzo? Sì, no, volevo vedere dove vanno sti qui. Andiamo da qua direttamente. Sì. Riarmiamo e riformiamo. Ok, riarmiamo. Le tue stanno andando nella zona sì, giusta. Sì, e le tue ci vanno adesso. Hanno raggiunto prima la T, dove avresti dovuto scaricare. Adesso si metteranno in marcia per l'obiettivo. Vedi che stanno tornando verso di te? Sì. Ma sei te è Astro quel 14? No, io sono 16. Tu sono 16. E chi è quel 14 sulla Siria? Buonasera. Buonasera, Caster. Comunque ci sono delle cose che non funzionano come volevo io, eh. Ah, sì? In che senso? Mm. Allora, Zeus, aspetta, faccio F4, scusa, F2, aspetta, F1, F2, io ho heading 301. Adesso dobbiamo andare in volo per 2-4-3, Lorenzo. Aspetta che metto a posto 301. Set heading. Allora, mi date 2 secondi e sto arrivando anche. 300.
8. Operazione Candy Candy? Yes. Sì. Vieni, monta. 301. Ok, a adesso password. Ma passo. Neve. Nevica. Nevica. Però ci sono due cose che non sono successe. Tipo? Tipo, noi quando entravamo nella zona. Dovevano partire i fumogeni. Dovevano partire i fumogeni. E dovevano partire degli aerei. Nemici. Ok, segnate quello che non va e domani te lo sistemo. Aspetta che me lo segno. Allora, fumogeni non partenti. Non partenti. Uber non è arrivato e non sono partiti. Fumogeni, no. E poi anche aerei. Sì, o decolliamo senza nitrazina. No. La metto in occhio. Due cose non sono successe. Intanto Rex Blacks. Perché Blacks sta arrivando. Ma l'atterraggio mi è piaciuto in montagna. Spettacolare. Ala. Vuoi tentare un atterraggio, Red Black? Sì. Proviamo. Aspetta. Sì. Quanto c'è di fatturante? 14.100. 100 litri, ok, a posto, sono pronto. Guarda questi quanto corrono. Sì, le nostre truppe come corrono. Devo regolare comandi però. Vento. Stacco da terra, 200. Riavviando il server. Gear up. Ok. Ma vieni a volare con noi, no? Boh, finisco qua, ormai si riavvia e vengo con voi. Volevo sapere chi è Ghiacciarli 002. È uno dei nostri. Ah, si è rotto un carretto. Non mi ricordo chi è. Qui non c'è adesso. Ma Rex Black è te. Siamo qua sulla serie, sono più lui. Chiamalo. Abbiamo 29 sulla nostra destra. Io mi mantengo sempre bassissimo. Facciamo la stessa attacchiamo alla 30.000. Ok, io scendo sotto la tempesta. Anzi, nella tempesta. Dimmi la prua. Ok, ricevuto. Comunque puoi attivare anche le come si chiamano? I tangicristalli, Sì. Sì. Va via l'acqua. 311. Sto a. E dove si attivano i tergi e anche i cristalli? Allora, guarda in alto. Sì. A un certo punto c'è scritto Weepers. Le luci li vedi? Negativo in alto ho capito in alto c'è sta una plancia che non finisce mai in alto c'hai due come si chiama lì due guide in una parte quella di destra che c'è copilot med eccetera eccetera okay. No? Target individuale di fianco no, io ancora non ce l'ho sul radar Weepers. Okay. Sono 23.000 piedi alti. Io sto 8,70. Che tempaccio? Basso. Sì. Tempo. Sì, candy. Forest. Tempo di forest. Io carico aria, va bene? Sì. Tanica centrale. Bloccato. Sono partiti i tergi cristalli, che figata. Ok, io rientro alla base, signori. Prua per la base 243. 243. Yes. No, mi hanno loccato però mi hanno lanciato. Vedete, il radar. Radar. Ah, neve non vede in cazzo. Non rilevo niente. Tengo il radar impostato a 40 metri. Mi hanno lanciato anche a me. Però qui non rilevo niente ancora. Oh, ecco qua.
Ok, io sono per prua 243, eh. Aspetta, aspetta. Poi scendo, scendo, scendo. Ti vedo. Arrivo. Ok, splash one. Ho lanciato anche io. Aspettami, Se tolgo il pilota automatico poi perdo la prua. Comunque sto andando a 120, quindi piano piano. Li vedo meno aggressivi, non mi vede. Red Black sta andando da un'altra parte. Ok, due abbattuti. Bueno, sto girando piano piano. Piano drag. Piano arrivi a Parigi. Nevica la password. Nevica, nevica. È simpatico l'RVR nelle orecchie. Che vuol dire inserisci il nome della transazione? Metti Johnny. Sono troppo male. Dai ragazzi, datemi una mano. Che vuol dire inserisci il nome della... Non so di cosa stai parlando. OBS, mi è uscita una cosa. Inserisci il nome della transizione. Scorrimento. Ah sì, per fare Dio, passaggi tutti dietro, okay. Per fai praticamente... È presente... le dissolvenze al nero. Ah, ok. Ho finito le contromisure. Pensavo che era una cosa dei sordi. Pure io. No, no. Dove 21 è? Ah, mi ha preso. Come fa a essere 21 il Takan se sono solo 20 canali? Come 21? Ah, no. Avete messo i CSL canale 21. Non sarà 11 magari. No, è 21. Può essere 21. Ma non è il Takan quello lì, è l'ILS per atterrare. Esatto, è quello che voglio inserire, ma 21 non me lo prende. Come non me lo prende? Arriva solo a 20, da 1 ah, sì? a 20, eh sì. Ma su 18? Eh sì. Ah, allora devo cambiare anche quello, ricordamelo. Eh sì. No, metti il pilota automatico e scrivitelo. Non lo so mettere il pilota automatico... Allora, just control. Just control mentre vado, casco sì. Per terra. Sta nella categoria chat, autopilot, da tastiera Windows di sinistra più A. Windows più A e ti mette il pilota automatico. Windows di sinistra. No, Windows normale più A. E lui va dritto. Dovrebbe andare dritto, sì. È vero. Sto appicciando. Dai, dai, stiamo. Mi vedi? Sì, sì. Sei in basso alla mia destra, a ore 4. A ore 5, scusa. Red Black ci ha superato, se non sta andando per i cazzi sua. Cioè, stavo lì. Sopra dal sotto. Ah sì, pensavo fosse indietro. Allora Ma F5 ce l'hai di Red Black? F5 cioè F10. F5, schiaccia F5, porco zio. Non succede nulla. Non succede nulla. Sei sicuro che non succede aspetta, nulla? Aspetta, aspetta, si vede, si vede. Oh, fermo là. Che sta... E per levare l'autopilot? Per levare l'autopilot basta che rifai Windows A. E vai al terissage. Non è quella giusta. È quella falsa. Ne vedo due. Quella non è in uso, quella che vedi. No, più che altro non c'entra la sega, che sta andando in un'altra direzione. Ah, andiamo bene. Sì, perché dopo un po' il braccio ti fa male, eh. Red e Black si è perso nelle nuvole, non lo vedo più. Io sono quelli là che ne abbiamo abbattuto. Bene, due ne abbiamo presi. Tre sono ancora lì. Sono pronto al decollo.
devo cambiare la prua per 248. Tolgo il pilota automatico. Lori, Lori, ho cambiato prua. Visto. Comunque sono di fianco a te. Ti vedo, ti vedo. A me mi vedete? Lontano, lontano, davanti a noi. A ore due? Fai due volte F5 e vedi Red Black, Lorenzo. Non lo vedo. Una ore, a ore 7 da noi. Ce le ho sul radar, sì. E boh. Rattler, sono a ore 7. Ora tu ce l'avrai a ore. M'hanno agganciato. M'hanno agganciato. Già agganciato. Sì, sì, sì. Di altezza sono. Lorenzo? Sì. Ti stai allontanando da me? Salute. Prua 245 Lorenzo, ma sei lontano, ti stai allontanando da me. Hanno lanciato un missile. Pesce o no? Ti hanno già lanciato? Ah sì, a me sì. Pa, 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 pegno. Vado in esse a bassa quota. Ti vedo. Ma non minchia, hanno già sparato. Mi vedi, ma non ti avvicini. No, no, mi sto avvicinando. Mi sto tirando io. E boh. Qui dobbiamo andare per 242. Allora, se vuoi andare diretto all'aeroporto è 242, giusto? Cazzo, che brutto in mezzo alle nuvole, non vedo più dove cazzo sono. Ma preso, ho preso, ho preso. Ho preso. Quanti sono, ma quanto sono incazzati sti? Tanto. Io non ce li ho più. Mi vedi Zeus? Sì. Vedo un 16, ma non vedo più loro. Sì, ti vedo. Di fianco a te. Ma sei lontano però. No, sono di fianco a te più basso. Lorenzo, sei lontano, sei. Che dici, F5? Sei lontano, ti devi avvicinare, bella gioia. Io sto andando dritto all'aeroporto, eh. Ah, sei a volanza solidaria. Allora accelero, no, ti sto aspettando come un coglione. Dobbiamo andare all'aeroporto perché poi dobbiamo cambiare aereo, eh. Eh sì, eh. Sono a 10.000 piedi. Anche nella neve più bianca. In che senso? Dove stai, Zeus? Sì. Ho accelerato, visto che tu stai a fare il paraculo, me ne sono andato. Sto arrivando. Allontanandoci. Abbiamo l'aeroporto in vista. Roger. Cioè, è a terra quello che vedo io, è possibile che sia atterrato? No, no, non è a terra, sta scappando, è a 10.000 piedi. Questi chi siete voi questi? Sono io che sto ridecollando. Siamo noi, siamo noi. Uno è a 0, uno è a 0,7, 16.000, sei tu.
Sì, ti ho davanti, ma io loro non li vedo. E siamo noi. Zeus, Zeus. Sì, sto perdendo quota. Vieto per perdere quota vorticosamente. Armi! Duster. Questo sei tu allora. Io sono a 20, a 17.000 piedi d'altezza. Sì, sì, sei davanti a me. Sto seguendo il 29. Su poi, cioè. Questo e dovrebbe 10. Essere. Armi! Gero! Niente, non ci sente. Sì, vi sento. E vai, rispondeli, mortacci. Io ho un target davanti, ne vedo, vedo due target, io ma l'altro non so chi sia. Pronto? Sto rispondendo. Ah, adesso te ho sondato. Minchia, avevo il carro all'aperto. Porca puttana. Non credo che non andare su di velocità. Col 16? Sì. Mo faccio un looping. Non sono partiti i mogini, armi. Ma io non l'ho mai fatto quel tipo di script così, cioè quel tipo di configurazione così per il modo. Ma erano partiti però. Ti senti bloccato? Io no. Almeno che non abbiamo toccato il punto punto. No, un sacco di target davanti. Qual amici. È la password? Nevica. Nevica. Nevica, sì è vero. Salvacero, salvacero, lo faccio tutte le ore. Sì, no, ci sono troppe nuvole, non si vede la pizza qui. Eccolo. Apposta. Perché poi adesso dobbiamo colpire. Io sono a prua 292. Quota? Quota 15.000. Ma ci imbarchiamo, Lorenzo? Adesso atterriamo, prendiamo quello che vogliamo. E va. E andiamo. Dove andiamo? Per andare dove dobbiamo andare, come dice Caster. Yeah, a 13.000 piedi un Mach 3. Io? No, Mach 3 no. No, no, Mach 1 e 3. Deus, io sono all'inizio Io sto a metà aeroporto giù. Io c'ho un target davanti con la stellina in mezzo, cosa vuol dire? Ho 18. Che te dà più soldi se lo abbatti? È selezionato come bersaglio in TWS. Ma perché? Mi dice friend, ma non dovrebbe essere friend. Se ti dice friend, è sicuramente friend. Qualcosa che vola a passo. Ma in quindi state facendo il giro con l'elicottero, voi? Abbiamo finito la missione con gli elicotteri. Abbiamo portato i... Quindi c'è da prendere il 18 per fare... Ok. Il 18 per fare il ground. Ah ok, bisogna bombardare. Ah, questo per forza è 30.000 oltre le nuvole. Che tipo di bombardamento è? Un contatto fermo che sta per laser. 29, eh? ce li ho in coda adesso i 29, sì. Com'è sta storia? Poi 103, ok. 103. Chi è questo? Qui ci sono. Ci sono troppi fox in giro, qui rischiamo di buttare giù qualcuno. Ok. Come mi armo allora? Sì, sì, armati. Laser, di più laser. Questo è nemico, ok, 29. Missili o bombe? Missili, missili. Factory. Te ne puoi andare, sei mio. Beccato. Oh, l'ho preso. Uno l'ho preso io. L'ho preso col mitra. Grande. Questo sta andando giù. Red Black è già arrivato, parcheggiato. È arrivato anche Lorenzo. Da dove si parte dalla porta aerei? Mi ha bloccato. Un 16. C'è un Sukhoi 27. No, mezzo questo a Rattler, sta seguendo Rattler. Ragazzi, qualcuno mi ha loccato. Un 16, no. Chi è? C'è un 16 che mi ha loccato, ragazzi. Sono anche riuscito ad atterrare. Grande. I 16 ci sono in volo. Ovvio.
Vado a prendere il 14. Ancora mi state bloccando, guys. Sempre un 16. Forse sono io? Forse qualcuno con un 16. Sei tu che stai virando stretto, cioè sto cercando di sì, sto cercando di farmi dai coglioni, continuate a puntarmi. Sono io. Okay. Perché ti nocca, scusa. Non lo so, ma dovresti vedermi come io ce l'ho, gli FF ce l'ho acceso. E ti vedo verde io, in effetti sono dietro di te. Gli FF e Datalink sono accesi. C'è un su 27 ho i 9X. Cioè, il 27 è praticamente fermo in aria. Esatto, no, l'ho preso col mitra, sta camminando piano piano. Ma che cosa devo mettere a posto anche? Che siamo tutti insieme adesso. Per noi fumogeni. Sì, fumogeni li sono segnati. Siamo tutti sullo stesso punto. Eccolo qua. Chi è qui sopra che sta volando? No, io sono a 25 via. Questo sei tu. Ma chi è questo qui? Io ho un target sopra di me. Sono io. Questo qua che sta sciaffando sono io. Mi spara. No, il target sopra di te è Cass. No, è Asso. Sto vedendo, lo tolgo da mezzo. Vediamo se sono arrivate le truppe. Sopra di te c'è solo Asso, sotto di te ci sono tutti gli altri. Lo so, infatti li vedo sotto di me. E le truppe sono ferme? No, su 27 gli manca tutto il muso, gli hai mangiato il muso praticamente. Eccolo qua. Dove stai andando Asso con queste virate da Guinness dei primati? Eccolo qua, lo prendo. Bruttissimo, che impressione. Hai abbattuto me. Sapevo io che prima o poi. Siamo tutti su un fazzoletto di terreno, di cielo. E il suo 27 si sta scherzando di voi, praticamente. Si sta burlando di voi. Sì. Io prendo quota così mi levo dalle palle. Perché sono sicuro è andato che... tranquillo il suo 27. Che prima o poi un sifolotto su fra i motori lo trovo di sicuro. Rattler è sopra di te, se alzi la testa lo vedi. Sì, ma non sparare sopra di te perché ci sono io. No, ma ce l'ha del mezzo miglio, cioè... Ma sai che io non lo vedo sull'RVR sto... Io lo vedo RVR, non c'è più radar, ragazzi. È a fianco di Rattler, e sta andando... Ore 6 di Rattler, ora... 6-8, io l'avevo preso col mitra prima, perciò... Ore 3... A 2-7-3... Ma cos'è, a filo di terra? Bravo... L'hai davanti, ce l'hai davanti. Sopra, alzi lo sguardo. Che altezza è? Ma sono bassi, a 1000 piedi, 1500 piedi. Posso prendere... 1500. A posto, ragazzi. Sì. Ma io prima l'avevo abbattuto, scusate, però... Come mai le truppe sono fermate? Ma mi dispiace per Johnny. E che ne so? Le truppe sono fermate. E avranno sparato. Torniamo indietro, perché siamo... Johnny, scusami, per favore. Tranqui. Allora, Lore, qua devi attivare il fatto che si possano muovere a mano le truppe, perché così se succedono queste cose... 3, 2, 6. Come si fa? Devi mettere sempre la stessa spunta che bisogna mettere, pilot che incontra il veicolo. Faccio subito, perché sennò qui non funziona. E sul ground unit devi mettere, allora devi mettere nelle impostazioni pilot can control vehicle. Allora vado sulle truppe, giusto? Mm-hmm. E le alimetti controllabili, non mi ricordo, c'è un'opzione game dove... master only, no, transportable, insomma, non ho visto che altitudine devo stare. Poi? Mi metto 6000. Player can drive non me lo fa. Ok, allora ora vai nelle opzioni della partita, nella colonna di sinistra, non mi ricordo qual è l'opzione. Però in alto a destra, appena la selezioni, ti esce questa. Proprio no. La cosa pilot can drive vehicle. Pilot can drive vehicle. Sì, no. Pilot control vehicle. Sì. Ok. Li metto. JTAC operator blu, giusto?
Sì, mettene un paio di coprire, un paio di Game Master e un paio di Tactical Commander. Io prendo aria a terra adesso. Messe 3. A questo tempo solo un K-Stri potrebbe darmi per atterrare sulla porta aerea, logicamente. Bombardare. Però il problema è che non sono nel posto giusto, hai capito? I fumi. Attiva fumo. Sono abbastanza distanti, vabbè. Dai, sì, qua, ok. Ah, perché sono un pirla. Perché sono un pirla. E sono un pirla. Para para para. Pa para para. Piri piri pi. Come si chiude sto maledetto canopy? Lo ci. E non ci sono i nemici in volo. Ani mortacci tena. E l'uomo tigre. Io so che mi schianterò adesso a fare sto chistro. Allora adesso i fumi partono. Poi perché non decollano quelli là? Perché non decollano questi? A prendere quel deposito di munizioni, eh. Mm. Ragazzi, devo rimetterla su, riproviamo questa missione. Devi far ristartare? Sì, no, però aspetta un attimo, E però io se decollo la porta aerea e poi devo atterrare su una pista normale, sennò che mi ci sto in ballo un'ora per fare un appontaggio. Random. Ancora una volta non partono per lo stesso motivo. Chi è che mi partito davanti così? Oddio, chi è? No. Così, dov'eri? E meno male che avevo frenato, ripeto. Però i motori li avevo già messi. È l'uomo tigre. Se mi date un secondo. La sua identità. Mi date un secondo, ragazzi. Dai, diamogliene due. Uno, due. Uno, due. Bischeri. L'antischeppio. Ma dai, diamogliene tre. Uno, due, tre. E che ne fai dell'antischid? Nevica. È l'uomo tigre. Sta libera. Sì, ok ragazzi, dobbiamo poi uscire, Lorenzo? Se uscite, ok, ora sto uscendo. Un attimo che mi fermo sulla pista, poi un attimo solo. Io sono qui. Pista 26. Uscite! No, aspetta. Sì, ora the hall e muoio, dai. Vai, vai, quando fatto vuoi. E fuori uscite, piri piri piri. Io mi tuffo giù da là. No, volevo farmi giù dalla porta aerea. Ma perché senza ILS qua col cazzo che atterra con la porta aerea? Guarda come mi si è incastrato l'aereo. Ah no, aspetta, ma avevi anche chiesto... Metti il 20, metti l'11. Tacan, giusto? Sì, l'ILS, l'ILS, il Tacan funziona. Guardate con F2 il mio aereo, io sono morto. Io sono uscito. Se per caso dovessimo atterrare sulla porta aerea in questo tempo che ti fa fare un case 3 senza ILS costa questa cipa che atterri con i post bruciatori, capito? Mo sposto la nave,
sto muovendo la nave, andando avanti per Mipos. Lave server. Cazzo, si sta decollando. Sto spostando la nave, sto facendo virare. Siete fuoriusciti tutti? Allora, la foresta è 20. Ragazzi, io vi saluto, vado a dormire. Buonanotte. Ciao, metti 19, Lorenzo, che va bene 19. La Roosevelt 19. Allora, aspetta che lo scrivo. Questi ragazzi di oggi. Allora. Senza l'elettronica non sanno atterrare. C'ha una motosega. Chi c'ha una motosega? Domando, qualcuno di voi sa usa la motosega? A benzina o elettrica? Una, ma non l'ho mai usata di preciso. Sì, l'ho usata ogni tanto, poche volte. No, a benzina, insomma, mi scelgo. Non ti parte più? No, no, volevo comprarla, e però sono un po' titubante perché ho paura di farmi male. Perché no, te devi far male? Scusa. Esatto. Che cosa ci devi fare con la motosega? No, a parte che hanno le sicurezze, non puoi, cioè, non puoi usarla con una mano sola, eh. Devo tagliare dei tronchi d'albero secco abbattuti. A grandi dimensioni, diciamo. Massimo 25. Quindi non una 25 metri o 25 centimetri? No, centimetri. Lama da 40, sì, pensavo anch'io lama da 40, anche sì, meno, sì. Volendo anche 30. Ragazzi, fuori uscire. Allora, se vuoi un consiglio spassionato, perché io un pochino ci litigo, prenditi la eco. Sì, eh. Cioè, là non sbagli mai. Io ho preso una stila, mio padre la sta ancora utilizzando, sono 10 anni. Ma padre, come fanno l'antichi? Una bella sega a mano. La stila 10 anni fa era un'altra cosa rispetto ad adesso. Te lo so dire questo, però. Io sì. Una bella sega a mano, oppure un'ascia. Il consiglio, comprati una bella eco, lama da 40, costa un pochino, però ne vale proprio la pena, guarda. Se ti serve sopra una volta, vai alla Deca, alla Leroy Merlin e la noleggi. Sì, no, infatti, era proprio una volta sola, no, e poi dei lavoretti tanto, ritaglia la legna, però diciamo probabilmente più mi servirà dopo per fare le cataste della legna, no, per abbattere gli alberi. No, ancora no? No, beh, poi. Comunque, sicure sono sicure, non puoi usare senza con due mani, perciò sei obbligato ad avere le mani sulla motosega, perciò non puoi farti male. La motosega. I canali, ci sono dei canali del TACAN che non si possono usare perché interferiscono con l'indatering. Un paio di occhiali, guanti, no. Casco, se vuoi, sei a posto. Ma dici a me? Tagliare con la motosega, che vuoi che sia? Sì, no, beh, però sì, per chi non l'ha mai fatto. Perché ci vuole, dai, su. E quali sono i canali che non si può detaccare ancora? Non si può usare. Allora, invece, because the hopper antenna filter is bigger, it feeds the fan frequency. L'importante è tenerla bene chiusa, bene le mani, e vedrai che non ti fa niente. Ok, praticamente, andate per parte. Gli aria-aria, per i tacken in aria, non bisogna usare le frequenze da 1 a 36 e da 64 a 99. Quindi solo da 36 a 64. Vabbè, io ho usato i 59. Solo da 36 e 64 per aria-aria. Invece per terra. Bisogna usare tutti quelli fuori. Non bisogna usare da 1 a 29. Il 47, il 63, il 64Y e il 92Y. Questi non si possono usare. Quindi da 29 in su praticamente. Non li ho usati. È l'uomo tigre. Ok. Allora, fermi lì, eh. Candy, che poesia. Candy, che nella mia. Comunque, signori, mia moglie mi ha detto che sono uno chef scellato. Scellato. Non stellato, ma scellato. Come è fatto di buono? Meglio non saperlo se è scellato. Non ho fatto niente di buono stasera. Perché adesso non li vede?
Arrivo. Ok, sta andando su. Sono due formazioni da quattro. Ratter sta dai numeri. Ciao, ciao, piccola Catty. Operazione Candy Candy. Le su? Comunque, vi piace come io non mi affeziono alle password? Sì, infatti è una gran rottura di palle tutte le volte a scrivere questa cazzo di password. Una cosa vergognevole proprio. Ma sicurezza di che? Sicurezza. Non c'è essere sicuri. Tu non ti senti più sicuro. Ma no, non me ne frega un cazzo. Allora, ragazzi. Entrateci 138. Entriamoci, ciao. No, no, entrate. Ma usciamo mentre entriamo? Cioè, entrate mentre uscite. Fate una svisata, ragazzi. Quindi dobbiamo prendere gli elicotteri. Yeah. Sì. Oh, vai. Ah, poi ci devo mettere anche il K50. Armi prende il mio posto con l'elicottero, così vado col 14 che c'ho una nuova configurazione da provare. E l'uomo tigra. Oh, mitraglieri? Sì. Serve il mitragliere? No, non serve. Che fai? Non ci rimetti i mitraglieri. Ma ti appesantisci per niente, armi. Non servono. Va bene. Sono imbarcato. Poi fai come ti pare, cioè. Chi è? Chi è? No, no, me lo sono. Le Senachi l'aeroporto, dopo terrò Senachi. Sì. Se l'è presa! Sto soffrendo come un cagno. Lino. Hai preso il elicottero? Elicombro, sì. Ok, la devi fare U accentata. Sì. Su sta nave. Other. Tu sì. Devi mettere. Sei alla posizione numero. Il secondo elicottero ho preso. Allora devi prendere Axeman. Faccio partire la missione, ragazzi. Aspetta, aspetta. Maremma cannella, la succia sempre l'appello. Ma c'è solo aria in questo momento da fare? No, no, poi c'è anche il tuo grande. Vedi come in questa parte iniziale solo air to air. Air barcarolo va controcorrente. Chi ha preso l'altro che l'elicottero? Rex Blex? Rex Blex. Ma perché non parte con l'autostart? A me è partito. L'autostart. Che c'hai il collettivo tirato su. Eccolo. No, ci stavo meglio. Stavo pensando un po' troppo. E l'uomo tigre. Però Sandokan è meglio. Come si aprono le porte laterali? Alt 3 e Alt 4. Ti ricordi in cazzo? No, non le ho mai aperte. Così. Come non le ho aperte? No, ho sempre messo che sparo. Devi fare embarking, eh. Mi raccomando. Axeman. Sì, no, Axeman sono io. Te no, sei... prima mi hai detto Axeman. Sì, Axeman, sì, si è montato. Ok. Prua. 138, metti a posto bene la prua. 138. Se sono fermo, che cazzo dici? Armi, c'hai un vuoto di memoria. Per mettere i mitraglieri comunque devi aprire le porte. No, io appena faccio rispondi al fuoco, loro aprono le porte. Quando ragazzi, li metti... siamo pronti per c'ha sempre le scappatoie, ciao. Mali mortacci da Pippo. Neanche a me mi accende per l'autostart. No, ci mette un po' di più. Ma va tenuto pigiato. Si è tenuto pigiato un po' di più. E l'uomo tigre. Arisando Sandokan. Importantissimo. Ma
veramente importante. Dove sono i Tagikistan? Tagikistan sono in alto, dove c'è scritto Bleed Air, lo vedi? Sopra Bleed Air, scritto Whippers. Non ti confonde col bidet, da Bleed Air a bidet un attimo. Whippers, we sweat. No, non sono partiti, per... non fungono. Gli si è appicciato l'alicottero? Asso, dove stai? Ah, eccolo, mo sì. Asso, andiamo? Io sono pronto, sì. Asso, prima 64, ok? Certo, te l'ha allontanato. Sì. Metti a zero bene la, la prua. Io, del... dove stai? Perché è sbagliata, la, la bussola. Sì, ma io guardo sempre la bussola, quella magnetica. E dov'è? Ah, andiamo a bene. Ah già, si vede, sì. Ah, voi siete qua? Mica se sono lontano con la porta aerei. Vai, allora, quando vuoi. Ci state attenti perché sapete, no, io come funziono, no? Tu parli. Statemi lontano, statemi lontano. Ah, Maremma Cannella. Ma come no, chef, ma, missione. Ma come chef. Aspetta. Scellato. Dai, 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 zio, dai, zio. Dove sei andato? È l'uomo tigre. Okay. Ciao, ciao, ciao. Pai pi 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 pi. Amico cattivo di Terence. Non si può. Non ce la posso fare, non ce la posso fare. Domani, domani se non ci sono imprevisti mi iscrivo a scuola. Bravo, grande. Quando mi con la prima media? Siamo la prima elementare, io il ciclo completo. No, no, la terza media ce l'ho, dopo anni e anni di ripetizioni, ma ce l'ho. È per impararla bene, no? Ma sei sicuramente meglio di noi. Prendete, prendete per il culo. Okay. Nera Sando, no, siamo, siamo gelosi perché tu hai ancora il tempo di andare a scuola. Anche nella neve più bianca più. Ma perché io il camionista non lo voglio fare più. Sì, eppure i camionisti guadagnano un sacco. Una volta guadagnavano. Su quello purtroppo gli devo dar ragione. Qual è la prua, scusami? 064. La vostra prua? No. Vedere. Io seguo per Cobuleti, seguo per l'aeroporto, se ne ha chi lì. Oh, radio taxi. Sensor attivi. Radar attack on 40. Mettiamo l'H1. Dove sei, armi? Alla tua destra. Sì, lo mollo il gancio. Vabbè. Queste sono spente. Queste su. L'RWR è ancora a tuono. Mettiamo la metà. Parti. Ossigeno acceso. Questo va su IFA. Salvatore, salvatore. Proviamo ad andare più veloce. Oh, si è scappato Lorenzo. Sto avendo difficoltà a stare lento. Oh, mi fa 85 nodi. No, 75 nodi. Ho dato collettivo, ma va sempre così. Perché ma c'è l'autopilota attivato? Sì. Devi disattivare. Allora, allora andiamo così.
Va bene. Non la posso fare, non gliela posso fare. Il mitico Lorenzo che poi ci fa i tutorial, li fa bene, pilota bene, poi si scorda tutto. Come cazzo fai a scordarti le cose? Mi scorda tutto, sì. Non lo so, guarda. Me li faccio per me io, mica per voi. Ti fai per te, poi fai le missioni. Maremma Cannella e la ciuccia sempre a pella. Io sto arrivando verso di voi, ragazzi. Voi a che altitudine siete? Sono a 30.000 piedi. Anzi, minchia. Vado a 35. Dove cazzo devi andare? Bravo, bravo Asso, che hai capito tutto nella vita. Maremma Cannella e la ciuccia sempre a pella. Bravo. Segreta che mi guarda. Ah, Tumber, perché ancora non si è imparato a fare i bocchini. Poi quando si impara vedi che non la senti più. E poi non rompe più il cazzo. Sì, sarà impegnato a fare qualcos'altro. Deve avere problemi seri quella ragazza. Ah, sì, vuole fare qualcosa di diverso. No, facciamo l'altro. Ah, l'Asperger lì. 3-3-1. Sì, sì. Attenzione, decollato Ewoks da Good Days. Infatti lo stavo chiamando. Awax, dove sei? Ah no, io pensavo col dito. Attenzione. Ricordo. UA 292? Le nuvole, te li do giusto giusto. Quanti sono gli elicotteri? 3? Se tutto va bene. 35 stanno in amare nuvole. 35. Andiamo su a 40. 04 un piede di. Occhio che sto uscendo dalle nuvole. Oh, cioè. Dove stai? Oh, ciò. Io vedo un target a 33.000 piedi. Sono io quello. No. Non sono sì, alla mia sinistra, sì. Sì, alla mia credo, sinistra. Credo. Sì, sì, sì. Ok, 37. 37, vuoi in orbita? 37. Caster. Dimmi, caro. Prua per il bersaglio 3-2-3, 170 km. 3-2-3, minchia. Togli lì. Metti un po' sul comodino, poi te li rimetti con calma. Master arm on. Che peli che fa. Armigero. Proviamo a aumentare la velocità. Ma ragazzi, vado, eh. Mm-hmm. Statemi lontano, statemi lontano. Vado, eh. Andiamo bene. Il mio signor, la mia mappa, cosa mi dice? A quanto stai? Che ti dice? Che ti dice la mappina? Ah, sono sulla terra ancora. Ma se sei partito? Sono partito dalla porta aerea, sono partito molto più lontano rispetto agli altri io. E speriamo che se li abbattono almeno facciamo un po' di punti. Ari Candy Candy. Vedo voi due molto molto alti. 37 35 stiamo. Quindi consumiamo niente in pratica. 36. Non è direzione sbagliata. Aspetta.
Diminuisco un po', vado nella direzione giusta, aspetta. Ma no, dai, perché? Stanno decollando ora. Sono 2000 piedi, sono 4 sul COI. Cazzo, ancora non ha capito dove deve andare. No, no, ce li ho davanti, ce l'ho sul radar, Zeus. Ma c'hai un radar un po' sbilenco, ma sai? No, no. Comincio a vedere il bandit. Ma c'hai loro o c'hai loro? Ho tutti. Eh sì, ce l'ho pure io adesso sul radar. Sono molto distanti perché sono a 60 miglia da me loro. Ok. Allora, 40.000, 40 miglia. Oh, è rallentato di botto, è rallentato. Stavo venendo addosso. Ha buttato l'ancora. Ha buttato l'ancora. Ok, formazione libera. Misterio. Rattler, tu vai a sinistra. Sì, ok. Io continuo per di qua. Vado a Ok. destra, ancora un po'. Cerchiamo di prendervi a tenaglia. Tenaglia, esatto. Mazza, fanno una blitzkrieger volante. Ok, siamo già due, bloccato il primo e bloccato il secondo. Ah, Nebol. Sapete la quota del nemico? Sono 11.000 piedi. Sono bassissimi, sono un po' bassini, stanno di nuvole stanno. E sono appena decollati, Ce l'ho già uno, ce l'ho già uno sul sono a secondo piano. 6.000 piedi. No, sir. No, sir. Fox 3. Fox 3. Arigendi, Northwest, Gendi. 11 o'clock. I wanna Good get shot. one on the clock. Sape che cazzo sta disti, imbecille. Got it. No, ci ho perso. Got him Fox STT. 3. Target, 36 miles. Fox 3. I lost lock. Non Ah, siamo lock, mica arrivati lock. giù. 55. It's game time. Io scendo, 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 scendo. Scendi, scendi. Arigendi, Thanks. Gendi. Roger. I've got a lock. I've got the lock. 12.000, 11.000, 9.000. Target, 25 miles. Preso uno? Preso Ottimo. uno. Ma non vedo niente, sono nelle nuvole, sono. Whoa, I lost the lock. Vedo una mazza, non vedo. Arigendi, Gendi. Nails, 12 o'clock. Fox 3. Solo Fox 1, sì. Cazzo, Guarda se me ne lasciano uno, guarda. Oh, stanno a picchiare come dei matti. Oh, non vedo, vedo un cazzo, sto sul mare. Va preso. Sì, stavo sul mare, troppo basso. Bastardo mi ha lanciato. Sì. Sempre a me mi lanciano, ma come cazzo? È caduto di voi. Io. Il ratto. Oh, ok, splash one, Bravo, bravo. ratto uno. C'ho un 29 alle spalle. Ok, torno in base perché non so più niente. E c'hai altri due, se torni indietro. No, vado per le montagne adesso, vado per 1.05. Ah, ok. E mi alzo a 35.000 piedi. Zeus, gira a destra. Gira a destra, Mi ha Zeus. inquadrato. Gira. Bravo, ce l'hai di fronte. Ma dove cazzo sono finiti che non li vedo più? T'ha lanciato. Lanciato, sciaffa. Missile launch, 1 o'clock. Break left. Shit, I lost lock. 90. E mi ha preso, bastardo maledetto. Incazzati nervi. Occhio, adesso va uno che sta seguendo. Lo so, ma io adesso non mi prendo neanche se vuole. Minchia, ma sono bassissimi sono. Sono scesi. Ma perché mi ha fatto il fumo? No, perché sono scesi, asso. Noi stavamo altissimi. La zona è questa, ma il fumo non è partito. Non le avete lasciate neanche salire.
salito a 37.000 piedi adesso. Non è partito il fumo, Lorenzo? No. Questo è lui. Vedo un flare però là. Non è che ha messo il flare e non lo smoke? Scalavo, sì, che fa dei movimenti strani. Forse hai messo i flare, allora. Sì? Sì. Oddio, che è successo con l'elicottero? Non lo so. No, non era il flare, allora era l'elicottero. Ok. Raga, vado a letto, mi devo alzare alle 5. Buonanotte. Va bene. Ciao. Ciao ragazzi. Vabbè, te lo potevi fare un altro bicchiere però, eh? Bye bye. Ciao belli. Ciao. Notte. Ciao, buonanotte. Ciao Lore. Ciao, buonanotte, buonanotte. Vediamo se li disimbarco. Sì, sì, li ho disimbarcati. Mi hanno sparato. Ne avessi acchiappato uno. Non vuole atterrare questo elicottero. Configurazione del manga. Mach 1 e 8. Me li hai lasciati a me però, va a fangulo. Sono senza armi, c'è un cazzo. E l'uomo tigre. Sparcati. Perché mi è impazzito tutto qua? Vedi ora, Lore, con Command Arms possiamo... Possiamo anche comandarli nel caso in cui ci bloccano. Vaffanculo, va. Come fai? F10? Selezioni l'unità e poi puoi dargli comandi. Non gli dare comandi perché per ora sembra che stiamo camminando, quindi. Bon. Signori, stacco anch'io che è tardi. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Ciao ciao. Ciao. Però dai, comunque. Questa missione è un po' così. Ci sono varie cose. Va bene. Però insomma, arrivare insieme e sbarcare insieme le truppe e Guns. Perché non mi va lo smoke? Quello non l'ho capito. È andato giù. Sono a 1.6. Domani Stuka parte. Penso di sì. Non lo so. Va in zona Cesarini, mi sa. Ah, sì. Ready to start. No, se non mi sbaglio forse in Polo Nord. Sì, è vero, Polo Nord. Hanno ritirato le truppe, no? Russi. Parte. Dove hanno? Cazzo, sono l'unico sopravvissuto. Ma sei contento? Survival. Okay. Quanto tempo impiegano per arrivare là? Ci metteranno di buono. Faranno pure qualche scalo. Ma per prendere il controllo come si fa? Clicchi su uno di loro, poi. Per prendere il controllo che devi dire vai di qua oppure proprio controllarli, perché io controllarli non li ho mai usati. No, i fanti non si possono controllare come mezzi, però li puoi indicare. Come gli dici? 2206, ciao! 7 patte. Nerone! Poi clicchi col sinistro, fai i vari punti. Poi quando hai fatto tutti i vari punti, clicchi il destro e lo conferma. E ho detto tutto. Abbiamo atterrato in salita. Siamo certo. Atterrati in salita. Mi armo e vado. E l'uomo tigre. C'avevamo i mitraglieri qua. Potevamo andare a fare un salto là, tirare. Vedi che stanno partendo degli aerei da Beslan. A fare strade con gli M60. Lì che stanno partendo degli aerei da Beslan. Io sono solo però, raga. Un attimo, sto riarmando. Cioè, sto mettendo in modo. Io sono armando. Come corrono. Yep.
E sono Armando. La pubblicità. Ma perché mi hai messo su sta cazzo del bagnarola? Mettimi su quello a pagamento, no? Caccia di sordi, porca miseria. Va bene. Grazie, tesoro. Allora, aspetta che me lo segno. Mettere Zeus sulla barca. Sullo yacht. Almeno quelli mi dicono vai a destra, vai a sinistra, qua devo fare tutto da solo. Ok, me lo sono segnato. Grazie tesoro. Comunque questo tempo è bellissimo, questo weather. Sì, 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 sì. La terra è bella. Però vanno. Solo io vi metto il cielo azzurro. Cielo grigio azzurro. Da 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 da. Cielo grigio. Fratelli California. E sono andato troppo avanti. Ma dovevamo atterrare più in cima. Se è proprio una bagnarola sta nave. Sarà bella quello che vuoi te. Come facciamo a farli ricaricare per tornare a casa? Vuoi troppi cazzi, Lorenzo, eh? E Armi? È andato Armi? Non tornò, eh? Come facciamo a ricaricarli per tornare a casa? Ma quelli devono presidiare la zona, li fai ritornare pure a casa. No, quando è tutto finito bisognerebbe andare a richiappare. Vai là e fai, imbarca e li imbarchi. Io ho detto tutto. Dai che sono venuti fuori dalla boscaglia. Dici che accelerano? Vedi. Potremmo fare un lancio qui 130. E lo so, ma poi. Eccola, ora non mi aggancia più la cataporchia. No, non ti piace il lancio qui 130? No, mi piace, però mi piace più portare quegli elicotteri. Recupero per fare quegli elicotteri di 130 erano in terra in mezzo al bosco e al massimo partono prima che 50 vanno là, nel frattempo il 130 lancia le truppe, fa quello che deve fare, partono gli UAC, così nel frattempo che hanno fatto quello che devono fare qua con i K50 a supporto, gli UAC vengono, si prendono quello che si devono prendere, il pacchetto, e tornano a casa. Dunque quanti miglia hanno fatto sti qua quando li abbiamo, hanno fatti 0,7, quanto ce n'hanno ancora? 1 e il doppio. Vanno sempre lenti, no, hanno accelerato un po', eh? Sì? Hanno 7, prima facevano 3 in mezzo alla boscaglia. Cielo grigio su, cielo grigio giù. Vedi come corrono veloci, guarda. Fratelli California. Alzano proprio la sabbia da terra per quanto sono veloci. No, sir. No, sir. 0,29. Quindi qua tengo sbloccati 8. No. 12. Eravamo tre elicotteri. Ah,
Ari Fratelli, California. È un comando. Ma voi vi ricordate comando il gruppo? Sì, bellissimo. Ma quello da bar, dici te? Okay. A bar. No, quello là per il PC. 64, per come 64. No, l'amiga cos'era? Comando, non quel comando. Tipo comando quello da. Maximum Commander Overkill. Guarda che si sono fermati. Un gruppo si è fermato. Ti dico anche perché si sono fermati, perché non so per quale motivo. La linea della rotta è molto più avanti, quindi come se fossero arrivati. Quindi noi facciamo, seleziona uno, set path, metto la velocità massima, no, e faccio vai qui, anche questi sono fermati, poi vai qui, clic destro, e vediamo se riparte. Ok, allora aspetta. F, guarda la mia streaming, questi sono fermi. Guarda la mia streaming, così lo fai tu. Aspetta, un attimo. Sì. Target 41 miles. Allora, tu li selezioni, selezioni l'unità. Ok, questa qua per esempio. Stai vedendo? Clicchi con il sinistro set path e poi fai i punti, quindi qua e qua per esempio, no? Appena hai finito fai clic con il tasto destro dove vuoi e quella diventa la traccia, vedi? E si mettono a camminare. Ora prova con l'unità aperta. Fai 7 parte e poi clicca sulla mappa nel punto in cui vuoi fare il team waypoint, c'è un pallino rosso. Oh sì. Poi clicca il prossimo che vuoi. Ho sbagliato. Vabbè, adesso proprio è ripartito. E quando hai finito clicchi con il destro, sì, gli avrei dato il tasto destro e quindi avrei confermato praticamente la rotta. Se tu lo metti sulle strade il pallino diventa verde. Quel pallino verde indica che praticamente sarà sulla strada, quindi lui seguirà la strada. Intelligenza artificiale veramente da paura. Livelli altissimi, livelli di Skynet. Sei battuto? C'è un 29? C'è 10? C'ho un missile in viaggio, un pacchetto in viaggio verso quel 27. Ok. Perché alle mie spalle non mi piace tanto averlo alle spalle. Già c'ho in canna un altro missile, se non va a segno quello. Mi ha lanciato il secondo che il primo ha fatto cilecca. Sono furbi. Aspetta, io sono un mig davanti e uno alle spalle. Andate a finire l'Evox. Ce l'ha buttato giù l'Evox.
miles. È brutto tempo. Andiamo sopra, va le nuvole. Chi è a 10.000 piedi? Preso, l'ho preso. Bene. 8.000 piedi, chi c'è? Qualcuno si è bloccato? No. Ari Fratelli, California. MiG 29. Dall'altro lato ci penso io. Quale pensi? Quello qua davanti io o quello? Tu c'hai il 27 davanti, io c'ho il 29. Ok, allora io vado su davanti. Roger, a nord-ovest, io vado a nord-est. Perché non ce l'ho sul radar? Ce n'hai due, di MiG. Sì, 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 sì. Ce lo so, ce lo so. 4.000 piedi. Mi sta calando. Quello non lo vedo. Basso. Ari Fratelli, California. L'elicottero c'è ancora. Fratelli, Sorelli. Cari fratelli, cari sorelli. Ciao raga. Se sbaglio correggete. Target 32 miles. Ah, volte. Quello è sto master couch ancora. Alexa, stop. Engine icing, oh, mi si sta congelando il motore. Sta scappando il mio, sta scappando. Scappeggia? Ora via il serbatoio centrale. Ah, andiamo bene. Non si muove più. Target 24 miles. Si muove sul muro. Oh, I got nails on her nose, 12 o'clock. Dov'è l'anti-icing? C'è l'anti-icing. Spike, 12 o'clock. Che cosa? That's a fulcrum. Ho già scaldato il tubo di vita, te l'ho messo. Ed è ice, eccolo qua. Accendilo. Ora. Il de ice. Dov'è? Destra centrale sotto le spie di alert c'è il pannello del motore, c'è the ice on, una delle tre. Ah, giusto. E poi in alto invece trovi il riscaldatore del tubo di pit. Inverti spain, che sta in alto nella cosa centrale in alto sopra la tua testa. Anticollision. Inverter? No, no, c'è pitot HTR, c'è scritto. Blade air. Niente, mi hanno rifottuto un'altra volta. Stai vedendo la mia stream? Ti faccio vedere dov'è? No. Fai vedere. Ok, fai vedere. Ah, ok. Pitot heater. Quelli, questa squadra qua si è incastrata, non si riesce a muovere.